Con questo video tutorial applicheremo un'anteprima al nostro video. Incominciamo con trasferire nella timeline qualche immagine. Ne metto uno a caso, eccone un'altra. Perfetto, diciamo che qui in mezzo potrebbe esserci il video da elaborare, che adesso non c'è, e dobbiamo iniziare con un'animazione, con una presentazione. Andiamo in libreria e vediamo il programma che cosa ci offre. Qui ci sono una serie di cartelle. Il segno più vuol dire che è chiusa e quando è aperta è con il segno meno. Adesso sono tutte chiuse. Proviamo ad aprirne qualcuna. Clicchiamo due volte per aprirla. Io già so che scelgo e scelgo, poi vado a finire qui. È quella che in effetti mi piace di più. Precisamente è proprio questa. A questo punto decido di trasferirla. L'ho scelta e l'ho trasferita. Attenzione, esplora tutto quello che vedi aprendo la cartella e scegli quello di tuo gradimento. Incominciamo col trasferire la nostra animazione. Si è posizionata sopra e come vedi è corredata da traccia musicale che cammina su un binario a parte. Quindi ipoteticamente io anche volendo potrei inserire la viva voce nel primo binario. Lasciamo stare le cose come sono e vediamo che l'animazione prevede anche di un titolo che noi andremo a correggere secondo lo personalizziamo. Come facciamo? Ci clicchiamo sopra e andiamo sulla nostra clip bin a formattarlo. Incominciamo con il cancellare tutto quello che è il titolo precedente. Lo cancelliamo e scriviamo poi il nostro titolo. Lo formattiamo alla meglio perché è solo un esempio. Eccolo qua. Agendo sulla freccetta, quando il titolo è molto lungo, questo si dà più spazio alla vignetta. Nient'altro. Scorrerà prima tutta l'animazione, poi il nostro video che io momentaneamente non ho messo e poi scorreranno le due immagini che ho messo prima. Azzeriamo il tutto e facciamo scorrere la nostra anteprima. Ecco, adesso che scorre quest'altro effetto che ho messo prima, non è altro che un file, mi pare che è un PNG, non ricordo adesso. Bene, abbiamo visto questo, adesso ci salutiamo, alla prossima.